21.112. 21.113. 21.100. Ma perché suonano le campane? 21.100. No, ma perché poi li conto? Tanto non mi servono più. E chi è a quest'ora? Il postino? No, il postino no, perché altrimenti suonerebbe due volte. Oh mio Dio, una raccomandata. Ansia, ansia, ansia raccomandata dal postino. Ansia posta raccomandata. E se scappassi dal balcone? No, troppo alto. No, dal balcone è troppo alto. Oddio, cosa faccio? Cosa faccio? Tre suoni. Questo è molto strano. Spaghettino al sugo, vino rosso. Signori, mangiamo. Ma che sole c'è oggi? L'abbiamo portato noi questo sole. A me questo sole fa sudare, ne? Io mi sto abbronzando la capoccia. Ti risulta che a questo vino hanno pure dato il nome di un santo? Mia mamma dice che il vino in cartone mi fa venire mal di pancia, poi è un casino. Ah sì, certo, vi fa schifo, però è il quarto cartone che apriamo. Dai che i primi tre cartoni erano per l'aperitivo. Beh dai, una degustazione ci sta. Io propongo un brindisi agli amici quarantenni e a questa fantastica ripatriata. Ah, a proposito, vi saluta mia mamma. Ah, che bella la mamma di Cesario. Cavalla. Alla mamma di Cesario. Guarda che colore. Salute. 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 Il gusto fa sempre più schifo. Oh, che mangiata, ragazzi. Oh, scusate. Sei molto migliorato in cucina, zio Marco. Adesso ci vorrebbe un bel tiramisù. Magari il tiramisù. Se vuoi però delle banane. La mia mamma dice che le banane fanno bene, sono ricche di potassio. Zio Marco, è vero, sei da sposare. Ma non hai mai pensato di aprire un bel ristorantino sulla spiaggia? Sì, ma quale spiaggia? Perché bisogna fare attenzione. Ci sono i tifoni. Spaghetteria, tiramisù e banane. E rutto libero contro vento. Zio Marco, non ti vedo tanto in forma. Un po' come quando a matematica il prof ti dava 3- e tra parentesi scriveva: non ti do 2,5 perché pare brutto. Hai preso le vitamine? O magari ti manca lo zolfo?
E certo, così con la fiatella di Zolfo stendo tutti e tutte. E forse ti manca una cavalla. E pensare che ce l'avevo. Ma la fiatella o la cavalla? La ragazza. È galoppata via. Mi è piantato come un cactus al Polo Nord. In effetti una pianta grassa al Polo Nord non va affatto bene. E cosa vi devo dire? Accetto e resisto. Dovresti provare con i fiori di Bach. Rescue Remedy. Funzionano se ne prendi un litro. Sì, anche io voglio provarle. Ma con quello che costa un litro di Rescue Remedy sto un mese alle Maldive. Hai provato coi porno? Mi è venuta la tendinite alla mano. E con la sinistra? Ci ho provato, ma non essendoci abituato, mano e braccio mi sono rimasti bloccati per 2 giorni. Mi è appena venuta un'idea, ma la devo raffinare meglio ascoltando qualche canzone di Albano. No, Albano no, dai, a me fa venire la congiuntivite. Nel sole di Albano, io la cantavo spesso per lei. Quando il sole tornerà. Dovresti andare a Sanremo, zio Marco. E va bene, scartiamo Albano, ma ora spacchiamoci con la grappa. L'ho finita. Ora mi sento triste anche io. Depressione ad altissimo livello. Niente porno, niente Albano e niente grappa. Poteva andare peggio di così. Buona, a dire il vero io non ho tanto sonno. Io non mi ricordo se ho preso l'exotanil. Zio Marco, me la racconti una storia? Va bene. C'era una volta un pony che... Notte. Zio Marco, caffè. Zio Marco, caffè. Caffè. Sì, caffè. Sì, arrivo. E Cesareo? Seduta straordinaria sul gabinetto prima del caffè. Cesareo, dopo spruzza un po' di deodorante e apri la finestra. Ci sono, arrivo! Ma no, niente di preoccupante, era solo qualche scorreggina. L'ultima volta che hai detto qualche, hanno diramato l'allerta gas in 5 cantoni, inclusa la Lombardia. Posso avere la vostra attenzione? Ho fatto un sogno bellissimo. Ero bambino e rincorrevo giù per la bruga Laura Ingalls, quella della casa nella prateria. Quando l'ho raggiunta eravamo già adulti. Ho già spulciato il libro dei significati dei sogni. Sulla corsa non mi ha dato nessun riferimento concreto. Però il sogno non è finito così. E come? È finito che io e Laura Ingalls da adulti limunavamo di brutto. Cavallo! Ecco perché stamattina mi sono svegliato con l'orecchio umido. Sotto la parola lingua, il libro dei sogni dice che ad un mio caro amico col cuore spezzato succederà qualcosa di bello. Una colla per incollare i pezzi del cuore. Però bisogna fare attenzione a limonare con chi non si conosce. Alla fine però era il tuo orecchio. Dato che la notte mi ha portato consiglio con un bellissimo sogno e visto che la mia idea ieri sera era stata embrionale, facendo 2 più 2 che fa 4, allora questa mattina vi esporrò la mia idea. Aiuteremo noi, zio Marco, a trovare una bella ragazza. Io non lo so se posso essere d'aiuto. Quando incontro una ragazza mi viene da starnutire. Oh sì, e come gliela troviamo? Bionda, rossa, mora, verde? No, aspetta un attimo. Io so già come va a finire questa cosa. Vi ricordate quando a 17 anni volevate che perdessi la verginità? Eri un po' confuso.
E quelli sono traumi che restano. Beatrice Toscana, campionessa juniores del lancio del forcone e con una stretta micidiale della mano. Con una mossa che non voglio ricordare, al culmine del piacere mi ha stritolato le pallette. Però hai perso la verginità alla grande, eh? Sì, e anche la voce. Il corpo umano è un grande mistero. È incredibile come voce e testicoli siano collegati. Coraggio, finiamo di bere il caffè, facciamo una doccia e poi vi esporrò nei singoli punti il mio grande piano. Evviva! Una cavalla per zio Marco! Ragazzi, a me il caffè comincia a fare effetto. Aia. Puzza! Madre, perché mi hai abbandonato? Ragazzi, vi do il benvenuto a questo mio brainstorming. Le domande, se ci sono, alla fine. Dunque, ho chiamato il mio piano una zia per zio Marco, il quale si svolgerà in 4 punti. Zia? Avevo detto le domande alla fine. A me piace. Boh. Lasciate fare. Allora, punto 1. Dobbiamo scrivere un annuncio sui canali sociali. Un po' come si faceva sul cerca e trova di una volta. La mia mamma metteva i suoi annunci su Novella 2000. Puledra. Punto 2, che è prettamente legato al punto 1, fare una bella fotografia di zio Marco. Ma la facciamo noi o chiamiamo un professionista? Io prima andrei dal barbiere. Sì, però le domande alla fine, eh. Beh, una spuntatina ci sta. Mi avete convinto. Andiamo dal barbiere. Ma perché? A parte che io non vado dal barbiere, ma vado da Giorgia. Quindi, ricapitolando, il punto 2 è diviso in 2. Prima Giorgia e poi fototattica di zio Marco. Affermativo. Terzo punto, in attesa di ricevere i video messaggi dalle ragazze, dobbiamo imparare a prendere il cappuccino seguendo il bon ton. Bon cosa? Ma perché? Come bevo il cappuccino non va bene. Devo anche risponderti. No. Seguiremo le indicazioni riportate sul libro di bon ton che ha scritto una mia cara amica con la quale ho avuto un intrallazzo, la contessa della Vaca Tanga. De Madrid. La pensavo di Barcellona. Olè. Quarto ed ultimo punto, faremo una prova di appuntamento. Cioè? Una cena in modalità notturna. Paolino farà la fantomatica ragazza. Cesario farà il cameriere e si atteggerà come tale. Io controllerò che tutto vada per il verso giusto. Sì, ma io non sono capace di fare il cameriere. Poi tremo tutto. Avanti, ormai è deciso, le parti sono state assegnate. Cominciamo subito col punto 1. Annuncio per i sociali. E le domande? Allora ragazzi, mi sono permesso di buttare giù un piccolo annuncio per i sociali. Ve lo leggo. Sono un ragazzo e mi chiamo Marco. Gli amici però mi chiamano zio Marco. Achille, perdonami, ma ragazzo... Zio Marco è uno stallone. Ho degli amici meravigliosi con i quali mi diverto. Io ricordo che la mia mamma usava parole più dirette, per esempio, sono la tua dea, chiamami, ti farò toccare il cielo con un dito. Poi continua così, cerco una compagna che sappia ridere e se sei pure bella sarà un titolo preferenziale. Se ti piace ti va un cappuccino con me, mandami un video messaggio nel quale parli di te. Ti ho fatto la rima. Una foto in primo piano e una a figura intera. No perdi tempo e/o no telefonate per cambiare la cassa malattia. È perfetto. Aggiungerei 2 cose importanti. Che sappia prendere la pressione e che sappia auscultare cuore e polmoni. Ottime osservazioni. Giusto, così non devo andare dal medico e risparmio. Adesso zio Marco, prendi appuntamento da Giorgia. Ma cos'hanno i miei capelli? In effetti con quei capelli sembri un manichino dell'H&M. Inutile. Ah. Cesario, mi dai il numero della tua mamma? Ah no, ce l'ho già. Cavala. Ragazzi, eh? Ora sì che possiamo fare una bella fotografia, però cambiate quel maglioncino. Cosa metto? Eh?
Allora, io direi che ci siamo con la luce. Beh, col vestiario siamo messi malino. Sono pronto per la fotografia. Ma sbaglio o avete tagliato i capelli anche voi? E perché siamo in simbiosi, zio Marco. Siamo tutti belli strigliati. Faremo una bella fotografia semplice, dove fai vedere che sorridi ma non troppo, dove ti brillano gli occhi ma neanche tanto e dove fai vedere che non sei basso ma neanche troppo alto. Sii naturale. Allora proviamo quella tecnica Stanislavski. Chi? Pensa di essere un albero, poi pensa di essere un orso e alla fine un pappagallo che vola. Zio Marco, sorridi come un cavallo. Ma il pappagallo dove vola? Ecco, bravo, così. 3, 2, 1. Secondo me è perfetta, eh. Ma non è un po' verde? Ho visto fotografie delle amiche di mia mamma ben peggiori. E anche il punto 2 diviso in 2 è stato evaso alla grande. Il libro sul bon ton dice testuali parole: è severamente vietato leccare il cucchiaino dopo averlo usato per girare il cappuccino. Anche la contessa della vacca tanga piacciono le rime. Ma tu mi vuoi morto? È troppo difficile. A livello psicologico è una tortura. Avanti, ce la puoi fare. L'hai detto tu stesso. Resisti. Sono stato bravo, eh? Ti ricordi all'asilo la maestra Francesca cosa ti diceva? Il bambino è intelligente ma non si applica abbastanza. Comunque, passiamo oltre. Sì, e ora c'è l'appuntamento. E se invece di fare la cena finta mettessimo una pulce nell'orecchio di zio Marco? Ma siete seri? Ottima proposta, mi piace. Così potremo dirgli direttamente delle cose nelle orecchie e noi stare a distanza di sicurezza. Punto 4, evaso ancora prima di eseguirlo. Paolino, mi spiace. E se si accorge? Le puoi dire che sei come l'uomo bionico, come quello che facevano su Italia 1. Oppure che hai del cerume in eccesso. Portati dei cottonfiocchi in tasca. C'è posta per te. Ma è la voce della Maria De Filippi. Beh, credo abbia una voce bellissima e dolce. Non ci crederete, ma... Ma? 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 Sono arrivati dei videomessaggi nella mia mail. Molto bene. Eccoli qui. Il primo video ce lo manda una certa Carla. Appena faccio click, questo parte. Attenzione. Ciao Carlo, mi chiamo Marca. Mi chiamo Carla. Mi chiamo Carla, ciao Marco. Sono emozionata. E ti volevo presentare me stessa. Sono una ragazza semplice. E sono una ragazza sulla porta accanto. E sono una persona. Sono una persona. E una aspirante attrice e anche espirante, perché se non espiro poi aspiro solo moro, ma che si sposa? Sposa cadavere, scusa. E poi mi piace molto il mare e per questo ti vorrei venire a trovare a casa tua a Svizzera. Beh, devo dire che a me questa Carla piace. Questa si firma B. Oh Marco,
Oh mio Dio, Beatrice, la Toscana, no! Sola Beatrice! È quella delle pallette! Ho visto in questi video che te staresti cercando una città per andare a prendere un cappuccino, tutte queste cose, ma ti vorrei ricordare che te, quella sera che venisti con me nel fienile e io presi il fiore della tua innocenza, mi promettesti che ci saremmo sposati, che avremmo avuto 6 figlioli e che avrebbe lavorato in vigna, che avrebbe lavorato nell'uliveto e che nella porcilaia. Ora, te mi devi immediatamente chiamare, mi devi delle spiegazioni, chiaro? Maremma cinghiala, guarda. Meglio di no. Altro messaggio, Carla. Sarà quella di prima. Ciao Marco, sono sempre io, quella di prima, Carla. E sono una ragazza molto amante della natura e tanto che uso sempre questo sapone fatto con il latte di pecora. E ho anche dei difetti, tra cui sono nata sotto il leone e sono abbastanza aggressività a volte, non sempre poi, mica sempre. E poi sono intollerabile al lattosio e posso mangiare solo un formaggio. Come si chiama quel formaggio alla menta? L'emmental, che però io mangio solo i buchi perché sono più leggeri. E allora ti prego di chiamarmi perché sono qua che ti aspetto. Ciao! Ragazzi, forse mi sto innamorando. Ok. Ora abbiamo Laura. L'apostrofo Aura. Ciao Marco, mi chiamo Laura. Voglio dirti soltanto una parola. Tahaak, che significa accogli nella tua vita tutto l'amore che l'universo sta cercando di portarti senza ascoltare gli stronzi che vogliono farti cambiare idea dicendoti che la tua scelta è quella sbagliata, ma segui l'energia del tuo cuore e abbraccia il tuo destino che l'universo vuole donarti. Devo dire che questa Laura mi piace. Se non te la pioppi tu, zio Marco, me la tampino io. Ma poi la chiami Laura o Aura? Non ho capito. Andiamo col prossimo. Carla, un'altra volta. Ciao Carl, voglio dire ciao Marco, sono sempre Carla. Volevo aggiungerti un piccolo post-scritto importante per me importante. A me non piace il cioccolato, però amo tanto la cioccolata, quella con la maiuscola. T'aspetto, ciao, ciao da Roma, sud, sud-ovest. Vabbè, sta a badare al capello. Sono innamorato. Ultimo messaggio. Ecco noi, è arrivata Maria, la regina della cassa malattie, sono io, bello Gio. Io sono la sola che ti fa alzare, capisci a me, la franchigia a 8.000 franco svizzero, capisci a me, mi capisce Friariel, ca, stiamo facendo offerte così. Chiama Maria, a regina ragazza malattia, scegliete che l'aria è tosse. Ma chi era questa? Ma perché mandano sti messaggi? Ma non voglio cambiare la casa malattia, io voglio una ragazza, normale. Ma basta, io non ne posso più di queste cose. Ma si può essere così sfigati, eh? Si può essere così sfigati. Anche lei me lo diceva, che ero problematico, sfigato, palloso. Ma porca miseria, no, non riuscirò mai a trovare una ragazza, mai. Una zia per zio Marco, no, non esiste.
Sono un caso perso, anzi un caso almeno è qualcosa, io non sono niente, niente. L'oceano è pieno di pesci, no. Io appena metto piede in acqua, i pesci pur di non innamorarsi si fanno pescare. Oh, arriva Marco e via! Suicidio ittico di massa. Sapete cosa vi dico? Basta. Vi ringrazio, ma basta. Ho chiuso, anzi, non ne voglio più sapere. Io vado a fare due passi, ho bisogno di stare da solo. Ah, com'è simile la parola amarezza alla parola amore. È una citazione di Paolo Coelho. Di John Wayne? No, era dentro un bacio Perugina andato a male. Secondi fa non c'erano quelle nuvole. Era un tramonto diverso. Anche il tramonto si fa beffe di me. Ma sarà andato lontano, zio Marco. Fuori fa freddo, eh? Penso sia in balcone. Due passi proprio di numero. C'è posta per te. Ciao Marco, mi chiamo Corinne. Perdona se sono leggermente imbarazzata, ma non è mia abitudine registrare dei video. Ti posso dire di me che sto studiando per il secondo master in medicina e ho già due lauree. Situazione sentimentale disastrosa perché sono stata piantata durante un romantico viaggio al Polo Nord, un cactus praticamente tra le nevi, e nulla, sono un po' veramente in imbarazzo, quindi la chiudo qui. Mi hanno convinta le mie amiche a registrare questo video, non è colpa mia. Per il momento ti saluto. Mi piace tantissimo il cappuccino. Questa è perfetta. Chissà se sa fare anche l'esame della prostata. Dopo i 45 anni... Ragazzi, l'abbiamo trovata. Anzi, è lei che ha trovato noi. Chissà cosa ne penserà zio Marco. Domani mattina gliela presentiamo. Lasciamolo dormire tranquillo. Quindi, cosa ne pensi? Bella è bella, anzi... Dice che è una dottoressa. Ha una bella voce. E se è uno scherzo? Impossibile, l'hai vista anche tu nel video. Sì, però con l'intelligenza artificiale oggi si fa tutto. Potrebbe essere una cinese che si finge Corinne. Corinne! La devi incontrare di persona, non c'è nulla da fare. E va bene, la incontro, però niente pulci nelle orecchie. Bravo zio Marco, così si fa, bello deciso. Le mando un vocale. Ciao Corinne, come stai? Sono Marco, grazie, ho ricevuto il tuo videomessaggio e le fotografie, sei molto molto carina, grazie anche alle tue amiche che ti hanno convinto a mandarmi il video. Comunque mi domandavo, che ne pensi di prendere un cappuccino insieme? E beh, se poi cappuccino tira cappuccino, potremmo andare a prendere delle melanzane, sai, conosco un posto dove quando le mangi non ti fa gonfiare la pancia, cioè i rumori, sai, queste cose. E vabbè, se ti va, scrivimi, mandami un messaggio anche tu, cordiali saluti, ciao! Sulle melanzane ho sudato freddo. E poi chiedile se è una dottoressa riconosciuta dalla cassa malattia. Magari è d'accordo sulle melanzane, così dopo facciamo la gara di scorregge. E se dice sì, dove la porto? Magari in un pronto soccorso è più a suo agio. Ma poi l'ospedale fattura la visita. Conosco il posto giusto dove prendere molti cappuccini. Achille,
ma sei sicuro che questa Aeki sia il posto giusto per un primo appuntamento cappuccino? Fidati, stai sereno, che con la tessera del negozio in settimana il cappuccino è gratis e ne bevi quanti ne vuoi. Ma avrà messo le mutande portafortuna. Per te. Pronto, Achille? Zio Marco, credo sia arrivata una mail. Sì, me l'ha appena detto Maria De Filippi. Torna subito a casa. Di corsa. Arrivo. Ciao Marco. Sì, lo so che avevamo appuntamento per un cappuccino, però perdonami. È successa una cosa inimmaginabile. Praticamente mentre stavo uscendo ho sentito suonare il citofono ed era il mio ex. Sì, quello lì del viaggio al Polo Nord. E mi ha detto che erano state proprio quelle temperature a fargli inceppare il cuore, il cervello, e adesso praticamente si è accorto qui tornando qui da noi in Ticino che non può vivere senza di me. E mi ha chiesto di sposarlo. Sono terribilmente felice, cioè sono dispiaciuta per te, però sono proprio felice per me. Mi devi perdonare, però lui è l'uomo della mia vita. Quindi ti auguro veramente di incontrare la donna della tua vita. Non ci posso credere. Addio, Marco! L'ho aspettata 3 ore e mezzo. Ho bevuto 12 cappuccini gratis. Ho talmente tanta caffeina nelle vene che a confronto la taurina nella Red Bull è acqua ragia. È ora di comprare una bottiglia di grappa per dimenticare. La grappa, sì! Io direi che sono molto d'accordo. Prendila da 60 gradi, così mi disinfetta la gola. Oh, zio Marco, la grappa è quasi finita. Oh. Ma lo sapete che una volta una ragazza mi ha mollato perché volevo limonare con lei ascoltando Lady in Red di Chris de Burgh? Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. Una volta ho trovato nel comodino di mia mamma un oggetto che vibrava, l'ho portato a scuola e l'ho regalato alla mia maestra. Oh, la mia istruttrice di equitazione profumava di cavallo. Ho ancora il suo perizoma in una cassetta di sicurezza in una banca. Io spiavo le ragazze che si facevano la doccia dopo la lezione di educazione fisica. Una volta hanno scambiato l'orario con la classe maschile. Già che ci sono.
Mi doccio. Buongiorno ragazzi, il bagno è libero. Buongiorno zio Marco, noi con la doccia siamo già a posto, siamo andati dalla vicina. La vicina mi ha insaponato la schiena. Qualcuno smezza con me un'aspirina. Comunque ragazzi, come diceva Vittorio De Sica in Pane, Amore e Fantasia, per me oramai non c'è più speranza. Ma le campane di Balerna sono sempre state una cosa impossibile. E se fosse un segnale? È tipo il suono promemoria per prendere lo sciroppo. Beh, lo sciroppo. Oh sì, è senza dubbio un segnale. Ho deciso. Dedicherò la mia vita alla chiesa. Torni a fare il chierichetto. Rientri negli scout. Spegni di nascosto tutte le candeline. No. Mi faccio prete. Ebbè, non è male, eh? Stipendio fisso, l'appartamento. Una bella perpetua. E non dimenticare che hai buone possibilità di fare carriera, eh? Vescovo, cardinale ed infine papa. Sì, e per andare in giro invece della papa mobile ci facciamo dare un papa a cavallo. Città del Vaticano. Ci sarà una farmacia lì? Oh sì! Io già mi ci vedo su quel balconcino che dà su Piazza San Pietro. Annunzio vobis, gaudium magnum. Amen. Facevate le pernacchie, eh? Ma guarda qua dove sono arrivato e come mi sta bene il bianco. Papa zio Marco. Dimmi pure, vice papa Achille. Il signor sindaco ha chiesto di nuovo udienza. Ancora? L'umidità serale di Roma era insopportabile. Spostare la santa sede a Balerna è stata la decisione giusta. Giusta. E difatti la giunta comunale è preoccupata per la piazza, soprattutto per le domeniche e le feste. Rifaremo la piazza del paese. Se i fedeli accorrono tutti assieme, poi quei parcheggi è anche un casino. E sicuramente il nuovo sceriffo darà le multe anche la domenica. Dobbiamo scegliere quale patatine chips sostituiranno le ostie. Dobbiamo scegliere anche il vino, tra un Barolo e un Gewürztraminer. Calma, calma. Io capisco la vostra voglia di trovare le soluzioni a qualsiasi tipo di problema. Ma se c'è una cosa che ho imparato in questi miei primi giorni di papato è che bisogna valutare le priorità. Quindi? 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 Quindi, prima di tutto, dobbiamo fare i casting per trovare le nostre perpetue personali. Beh. Potrei chiedere alle amiche di mia mamma, ne sarebbero felicissime. Cavalle! Mettiamo nella lista delle cose da cambiare. Le campane. Catena Crocifissa Rosaria, mi chiamo. Você me può già chiamare Catena Crocifissa Rosa? Mi chiami, ah? Eh?